Allora, buonasera, benvenuto a Sergio Rizzo, lo conoscete, editorialista dell'Espresso, Denaro Finanza, aveva scritto con Gian Antonio Stelle La Casta e adesso porta in libreria Io so io, come i politici sono tornati a essere intoccabili. Una citazione che riconosciamo, diciamo, il Marchese del Grillo. Che è successo e qual è la nuova casta? Salto di qualità del potere, quello per cui chi ha vinto le elezioni e chi ha quindi un'investitura popolare, in virtù di questo si sente il padrone del paese. Lo è? Oppure ci si sente? Ci arriviamo. E la famiglia? Meloni a Palazzo Chigi, il cognato ministro, la sorella a capo del partito. La nuova casta è direttamente una famiglia? Beh, insomma, diciamo che chi parla di amichettismo dovrebbe pensare al proprio familismo, forse, no? Un pochino. Perché Arianna Meloni, di fatto, è la proprietaria, e diciamo è la plenipotenziaria del partito della sorella, di fatto, è quella che ha in mano tutto, decide tutto e gestisce anche, a quanto pare, pure le candidature, perché ho visto che adesso hanno candidato anche la moglie del capogruppo di Fratelli d'Italia in regione. Quindi Lazio. La famiglia quindi, spina, diciamo, dorsale ormai, davvero del paese. Ma è anche la conseguenza, un po', se vogliamo, di questo taglio dei parlamentari, no? Perché queste famiglie poi a un certo punto, visto che i posti sono di meno, si sono rinchiuse in se stesso. Io ho contato 70 parenti in Parlamento. È incredibile, cioè dice i posti sono pochi, si pensa naturalmente alla famiglia. Tu inizi il libro con una frase di Giorgia Meloni che riguarda la sorella Arianna e dice, avrei potuto mettere mia sorella in una partecipata statale ma non me la sono sentita. Un po' lei fa il paradosso, no? Dice mi attaccate per questo, la potevo mettere in una partecipata. E viva la sincerità, no? Perché sono cose che sono successe anche in passato, però il problema è che come stanno accadendo adesso io non l'ho mai visto in passato, cioè qui siamo di fronte ad una invasione militare di vecchi parlamentari trombati alle elezioni, di persone che devono essere ricompensate per qualche cosa che non sappiamo, di debiti politici da pagare. E come si pagano? Si pagano dandogli un posto in un consiglio d'amministrazione. Il motivo per cui la casta ebbe successo, arriveremo proprio, cioè si notò che era troppo, adesso non si nota, ma tutte le analisi sul perché le facciamo all'ultimo. Andiamo sulle analisi del chi. Lollobrigida. Beh, qui è il salto di qualità numero due, no? Si passa dal nepotismo al cognatismo. Questa è la spiegazione. D'altra parte, il rapporto col potere di questa categoria di politici è rappresentata dalla scena del treno di Lollobrigida, ministro della sovranità alimentare, che chiede di scendere a Ciampino perché il treno è in ritardo. E dopodiché, una volta che gli si pone il problema e scoppiano le polemiche, la sorella, che poi sarebbe la sorella di Giorgia Meloni, che poi sarebbe la moglie, si dichiara orgogliosa addirittura di quello che ha fatto il suo consorte. E la domanda che viene spontanea è: ma i vertici di Trenitalia, che sono stati nominati da loro, hanno fermato il treno? Era già fermo, hanno aperto le porte in realtà. Sono stati nominati da loro. Tu ti fermi anche sul dettaglio del suo staff. Beh, diciamo, io ho letto con sorpresa in un documento della Camera che bisognava trovare dei soldi nella finanziaria appena approvata, insomma, a dicembre dell'anno scorso, per gli 83 componenti degli uffici di diretta collaborazione del Ministero. Ora, tutti sanno che gli uffici di diretta collaborazione del Ministero sono, grosso modo, lo staff, no? Poi ci si mette il capo di gabinetto, ma 83 persone? Cioè, io non penso che il Presidente degli Stati Uniti forse ha 83 persone. La sovranità alimentare è impegnativa. È anche vero che il Presidente della Regione Lazio mi pare che ne abbia 98. Quindi diciamo ci sta. San Giuliano, il Ministro San Giuliano, uno dei ministri più attivi, tra i più esposti. Che si è assunto il pesantissimo onere di spazzare via queste scorie della sinistra nella cultura italiana e quindi sta facendo piazza pulita un po' di tutto. Ecco, no? Tu dici nel libro non si fanno prigionieri. Cioè... Ma non si fanno prigionieri, ma d'altra parte questa è una vecchia storia, no? Ve la ricordate? Mi pare che fosse un certo Cesare Previti nel 96 o giù di lì che disse questa frase. Ecco, da allora però attenzione perché anche la sinistra ha avuto un po' questa tentazione. Però tornando a San Giuliano, diciamo, ci può anche stare che tu nomini un regista amico tuo. Ma perché? Che ha fatto praticamente San Giuliano? Praticamente ha sostituito tutti quelli che poteva sostituire negli Antilirici, che come si sa
sono dipendenti anche dai comuni, quindi in qualche modo schiacciando, no, le prerogative dei comuni. Ma la cosa più, secondo me, significativa è la nomina di Fabio Tagliaferri. Chi è? È uno che ha un noleggio auto a Frosinone ed è diventato amministratore unico, presidente e amministratore delegato di Ales, che è la cassaforte del Ministero dei Beni Culturali. Io mi domando sinceramente quale sia il... Poi io, leggendo i giornali, anch'io ho capito qual è il motivo. Noleggio auto. Sì, noleggio auto. E credo che, almeno da quello che ho letto sui giornali, continui a fare il noleggiatore di auto e anche l'amministratore delegato. Eh beh, certo, perché... avrà e, delle... e no, e la, diciamo, da quello che ho capito, la sua, il suo grande atu è l'essere molto amico di Arianna Meloni. Ah, e tutto torna allora. Però tu dici, citi il caso di un giorno da pecora, no? Perché prendevano, sì, in giro il ministro, lui che fece? Beh, ha diffidato la RAI, se non ho letto male. Ma il bello è che lui è un dirigente, è stato un altro dirigente della RAI, sono direttore del TG2. Sì, direttore del TG2. Io, bravo, non ho mai sentito come... di direttore del TG2 che diffidi l'azienda di cui fa parte o da cui proviene. Ma questo è il potere, quella nuova grammatica del potere, Giovanni. Il potere, diciamo, è quello che ti concedono gli altri. Quindi arriveremo anche a perché concediamo questo potere. Ma prima Daniela Santanchè. Daniela Santanchè. Che ne diciamo? Che non dovrebbe essere ministro. Perché? Ma non... Io penso che il problema di Daniela Santanchè, ministro, non è quello di cui si parla adesso, cioè i suoi guai giudiziari, i suoi problemi che ha con le proprie aziende. Il problema è che se tu sei azionista di un importante stabilimento balneare, no, è un po' problematico che tu ti occupi come istituzionalmente di quella cosa lì. Di turismo. Ora, non è, tra l'altro oggi il ora, Consiglio è, di Stato ha detto basta, sì, con, le, ora, io, con io rinnovare. Io, le... io penso che se tu sei un generale oppure sei uno che ha lavorato con la Finmeccanica, l'industria militare italiana, non è detto che per questo sei il migliore ministro della difesa. Crosetto, no? Passiamo a Crosetto, così. Allora, vediamo Crosetto quale, lui che problema ha. Lui è problema suo, è stato fino all'altro ieri, fino a prima di assumere l'incarico istituzionale, presidente, se non sbaglio, dell'Associazione delle Industrie della Difesa, no? E ha anche lavorato con queste industrie della difesa. Quindi il sospetto, l'idea che ci possa essere un conflitto di interessi è automatica. Ma la politica deve servire, i partiti dovrebbero essere molto attenti a quando collocano certe persone in dei posti così importanti. Però dimmi una cosa, torniamo a Santanchè. Lei ci ha messo la faccia, lei è andata in Parlamento, ha detto guardate, sì, io non ho fatto questo, sì, non ho fatto quell'altro. Ma vedi, non attenzione, è neanche perché io mi ricordo che nel 1993, quando scoppiò Tangentopoli, i ministri si dimettevano all'avviso di garanzia. Sì. Abbiamo avuto dei casi straordinari. Martelli si dimise addirittura prima di ricevere l'avviso di garanzia, ma perché un giornale aveva scritto che gli sarebbe arrivato. Lui verificò e si dimise. Però era un altro Franco clima, Reviglio, no? Capito, ma Franco Reviglio si dimise essendo clamorosamente innocente, cioè, voglio dire, era un altro mondo ed c'era un concetto che è scomparso dalla grammatica del potere, che era l'opportunità, no? L'hanno sostituito. Direbbero dall'altra parte che è scomparsa la paura dei giudici, sì, che tanti danni avrebbe fatto. Arriveremo, ma soprattutto la cosa che sorprende è che quando Daniela Santanchè viene diciamo sottoposta ad un voto di sfiducia individuale, la sua maggioranza le fa blocco intorno, non ce n'è uno che dice scusate ma forse non è opportuno, no, che questa... Perché? Perché io so io. La Russa, saliamo in alto, Presidente del Senato, Ignazio La Russa. Seconda carica dello Stato, uomo potentissimo, la sua famiglia da 52 anni è presente in Parlamento e lo è stata anche con due persone, con due parlamentari contemporaneamente in passato. È una persona profondamente integrata in questo sistema di potere ed è uno che ancora oggi... Ma la cosa più, secondo me, inopportuna anche in questo caso è che lui... diciamo sia in parte anche l'avvocato, se non ho capito male, di alcuni, di alcuni Santanchè, interessi, no? Di Daniela Santanchè. Questa cosa non va bene, secondo me. Cioè, uno che fa la seconda carica dello Stato dovrebbe essere totalmente distaccato da qualsiasi interesse, anche professionale. Ci sono i figli poi che hanno vari incarichi, no? Ma sì, loro dicono abbiamo il curriculum per averlo. È la storia delle famiglie.
Cioè, la verità è che in questa fase storica le famiglie sono tornate a essere importanti, il cuore della politica. È un dato sociologico quasi, più che politico. È un dato politico. Abbastanza sociologico. E poi sì. Delmastro. Delmastro non lo conoscevamo fino a che non gli è successo di tutto in questa legislatura. Probabilmente è il caso più clamoroso di tutti questi, perché non so quanti sanno che lui, mentre era sottosegretario alla giustizia, sì, ha costituito una società di avvocati insieme alla sorella e ad un avvocato di Biella, che si chiama come lui, si chiama Delmastro. Ora io mi domando se sia opportuno che durante lo svolgimento di un incarico istituzionale così importante un politico si faccia la società per degli interessi privati. Cioè, lui in pratica è sottosegretario alla giustizia, no, ma con vie un po' traverse continua a fare l'avvocato. Però non lo so, io questo non lo so, però so che ha fatto una società. Tra l'altro sappiamo, perché non è stato smentito, che lui sarebbe stato il legale di Giorgia Meloni durante la querela a Luciano Canfora, no? Sì. Così ho letto. E mi pare una cosa enorme questa, perché tra l'altro c'è anche una legge che lo impedisce, la legge Frattini, che tra l'altro hanno fatto proprio, ha fatto la stessa maggioranza che oggi aveva fatto Duella, Forza Italia, era la legge sul conflitto di interessi fatta da Berlusconi, comunque, quindi non era legge dice durissima, che, diciamo. Dice che se tu sei al governo non puoi svolgere attività professionali nemmeno gratuitamente. Ora poi mi risulta che lui non sia andato all'udienza, però il semplice annunzio che lui sarebbe stato il legale di Giorgia Meloni, il sottosegretario della giustizia, ma forse ha messo un po' in imbarazzo qualche giudice? Cioè, sì. Ministra del Lavoro e la dottoressa Calderone. Beh, qui siamo all'apoteosi del femminismo, no? Perché? Beh, perché diciamo, Marina Calderone è stata per 17 anni presidente dei consulenti del lavoro e dovendo lasciare l'incarico, e l'incarico è stato dato al marito. No. E certo, il marito di Marina Calderone. Beh, tra l'altro con questa surreale situazione, per cui nelle trattative che si fanno, nei discorsi che si fanno, le discussioni ai tavoli, c'hai la moglie che fa il ministro e il marito che fa o la controparte o non so che cosa. Vabbè, si risparmia un sacco di tempo. Augusta Montaruli. Qui siamo veramente all'apice del titolo del libro, no? Perché io credo che non ci sia un paese democratico dove sia consentito ad una persona condannata in via definitiva di rivestire un incarico istituzionale. Noi abbiamo una Costituzione che dice che chi ha incarichi pubblici li deve rivestire con disciplina e onore. Ora, lei si protesta ovviamente innocente, ma è stata condannata, quindi di fatto... In cosa è stata condannata? Per l'utilizzo... Via definitiva, un anno e sei mesi per peculato. Da consigliere regionale in Piemonte si è fatta rimborsare 25.000 euro per un libro erotico, pub, borse, orecchini, manutenzione auto. Si è dimessa dal sottosegretario del Ministero dell'Università. Sì, ma è vicepresidente della Commissione di Vigilanza della RAI. Quindi diciamo, cioè, esci dalla porta. Quindi, ecco. Allora, il problema qual è? È che se noi stiamo al dettato della Costituzione, non possiamo avere dei condannati in Parlamento. Di condannati in Parlamento ne abbiamo addirittura tre oggi. Due, diciamo, in Italia e uno all'estero, no? Nel Parlamento europeo, che tra l'altro si ricandiderà, così ho sentito dire. Ma questo qua non è nemmeno colpa, diciamo, dell'attuale maggioranza, eccetera, perché viene dalla legge Severino. Cioè noi abbiamo fatto una legge, non so quanti lo sanno, noi abbiamo fatto in Italia una legge che dice che tu, se sei stato condannato ad una pena inferiore a 2 anni, ti puoi candidare in Parlamento. Ed è una cosa allucinante. 2 anni, dice, si può fare. Ho capito, ma cioè, ragazzi, ma anche un giorno. È una mediazione. Anche un giorno, no? La foto dei manager di Stato con la maglietta del partito ha colpito molti. Questo è il palco di Pescara. Manager di importanti aziende come Leonardo e l'Authority di Cybersicurezza si sono fatti fotografare con le magliette elettorali di Fratelli d'Italia. Dicevamo che quello delle partecipate era un po' il cuore del nostro discorso. Perché lo è? Quello che mi colpisce in questa fotografia e che mi fa veramente anche un po'... pena, se vogliamo, è Giulio Tremonti, perché io non sarei mai immaginato, cioè, che una persona di quel profilo potesse, diciamo, ritrovarsi in una foto del genere.
Sinceramente a me, io non ho niente, diciamo qua, non, qui non, è, non si tratta di una questione del partito, un partito eccetera, ma che, diciamo, Crosetto è stato, fino al giorno prima di diventare ministro, è stato presidente di una società di cui Leonardo aveva il 50% e il 50% ce l'aveva Fincantieri, quindi lui è un uomo integralmente di quel mondo lì. Ma come si fa a pensare che si possa utilizzare la propria figura, capito? È la figura del responsabile. Un militante di partito, del di Fratelli d'Italia. Hanno molto colpito i presidenti dell'autorità e di Leonardo. Quello ma che è... hanno fatto con le partecipate? Hanno occupato tutti i posti che si potevano occupare, tutti. Cioè? Tutti, ma adesso ne dico uno. Ne dico uno. Il notaio che ha fatto rimesso in vita la società Stretto di Messina, Alfredo Becchetti, che casualmente è un militante anche della Lega, è stato candidato alle elezioni e non è stato eletto, che cosa fa adesso? Fa il presidente di Infratel, cioè una società che si occupa di banda larga, controllata dallo Stato italiano, nominato da questo governo. Allora mi domando, ma se perfino il notaio, che è quello che ha fatto rivivere la società Stretto di Messina, sì, che è quello che poi tutto sommato ha consentito, consentirà, no, a Salvini di far ripartire questa macchina nel ponte Stretto di Messina, ma cioè, ti può venire il sospetto che l'abbiano voluto premiare, no, per mettendogli un colpo? Allora non possiamo che arrivare alla conclusione, loro sono sempre gli stessi, allora forse siamo cambiati noi, è cambiato il popolo italiano. Gli è passata la voglia. Sì, ma il popolo italiano non va più a votare ed è la prova che quella roba lì è sbagliata. Se non capiscono che devono cambiare registro, il paese si risveglierà molto male, perché dal 2018 a oggi, no, alle politiche si sono persi in un botto quasi 5 milioni di voti. E le regionali di Milano, della Lombardia, dal 2020 quando 2019 al 2024 si sono persi 2 milioni di voti, cioè ormai siamo arrivati al punto che il livello di rappresentanza di un governo come questo non arriva al 25% degli aventi diritto al voto. Ma questa non è democrazia. Sergio Rizzo, io come politici sono tornati a essere intoccabili. Grazie Sergio, diamo il benvenuto a Antonio Padellaro.